A Rimella c'è una tradizione molto importante, perché ci sono tante elemosine. L'importo, ad esempio, di un chilo di zucchero o di pasta che riceve, lo deve dare nella chiesa, nella frazione in cui vive. Ad esempio, io ricevo, c'è un responsabile che riceve quei 2, 3 euro, 4 euro, e alla fine dell'anno mi dicono le elemosine per la chiesa della Villa Superiore di San Gottardo sono queste. Un'onestà grande, un ordine che non esiste in tutta la valle, in tutta la Valsesia. Solo Rimella esiste. Ventidue, otto, dodici, uno e due e tre.